Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come fare l'aggiornamento firmware delle Flight Kiss FC. I nuovi firmware garantiscono un volo più stabile e preciso ed aggiungono varie novità. Per questo motivo è importante avere il flight controller sempre aggiornato. Iniziamo scaricando il software che ci permette di aggiornare il firmware. Si tratta dell'utility DFUSE, trovate il link in descrizione. Scorriamo verso il basso e clicchiamo Get Software. Ci verrà chiesto il nostro nome e un indirizzo email dove verrà inviato il link per scaricare l'utility. Estraiamo l'archivio ed installiamo DFUSE. Adesso ci serve il firmware da installare. Andiamo sul sito KISS seguendo il link che trovate in descrizione e poi scarichiamo il firmware. Clicchiamo su Download. Adesso premiamo il tasto Boot e colleghiamo il cavo USB. Delle volte potrebbe capitarvi che il PC non riconosca il flight controller in boot mode. Vediamo come risolvere questo problema. Andiamo su Gestione dispositivi. Clicchiamo il tasto destro su STM32 Bootloader, poi Aggiorna driver. Clicchiamo su Cerca il software dei driver nel computer, dopo su Scegli da un elenco di driver. Selezioniamo STM Device in DFU Mode, poi clicchiamo su Avanti. Quando appare questa schermata, clicchiamo Chiudi. Ora scolleghiamo il cavo. Premiamo di nuovo il tasto Boot e ricolleghiamo il cavo USB. Come vedete, ora il flight controller viene riconosciuto e possiamo procedere all'aggiornamento firmware. Questi passaggi sono opzionali, se il vostro PC riconosce da subito il flight controller in boot mode non c'è bisogno di farli. Estraiamo il firmware dall'archivio zip che abbiamo scaricato dal sito Flightduino. Con il flight controller in modalità boot avviamo l'utility DFUSE. Clicchiamo qui e scegliamo il firmware che abbiamo scaricato. Spuntiamo Verify After Download e clicchiamo Upgrade. Partirà l'aggiornamento firmware. Una volta terminato, il firmware è installato con successo. Adesso che il nuovo firmware è installato, possiamo fare tutte le configurazioni a seconda delle componenti che abbiamo montato. Questo era il mio tutorial su come aggiornare il firmware delle Flight Kiss FC. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.